Lì fuori c'è il coronavirus, dobbiamo rispettare delle regole e restare a casa. Così due psicologhe casertane si sono rivolte ai bambini di tutta Italia per sensibilizzare piccoli e grandi al rispetto delle regole al fine di evitare il contagio. Da qui nasce l'idea di realizzare un video con i bambini che vorranno inviare un disegno o un video, diventando così protagonisti del progetto. In questo momento storico di emergenza, tutti noi quello che possiamo fare, sia i grandi che i piccoli, è rispettare le regole. Prima fra tutte, si sa, quella di stare a casa ed evitare i contatti sociali. Ci ritroviamo a trascorrere maggiori momenti di solitudine in cui sperimentiamo emozioni diverse. La paura per il contagio, l'ansia per il futuro, la tristezza per non poter uscire, per non poter incontrare l'altro. Di contro emerge la gioia per la possibilità di avere più tempo da trascorrere con i propri familiari e anche la felicità perché possiamo dedicarci alle proprie passioni. Siamo quotidianamente bombardati dai mass media. Politici, medici, specialisti ci informano sull'andamento della pandemia. Quindi ascoltiamo costantemente la voce dei più grandi. Quest'idea nasce proprio dalla voglia di voler dare voce ai più piccoli, sia ai bambini che ai ragazzi, perché comunque anche loro stanno vivendo insieme a noi, ma interpretano a loro modo questo difficile momento. Ci rivolgiamo quindi a voi bambini e ragazzi italiani. Inviateci un disegno, un breve video, un audio, un elaborato scritto e raccontateci come state vivendo questo momento, cosa state provando, sia le emozioni positive che le emozioni negative. Bambini, ragazzi, lì fuori c'è il coronavirus, dobbiamo stare a casa, ma da lì possono uscire le vostre emozioni, i vostri pensieri, il vostro cuore, che liberi e indisturbati raggiungeranno tutte le case d'Italia. Inviateci i vostri elaborati al nostro indirizzo email, lopsicologoce@libero.it. Seguite le nostre pagine social e liberate le emozioni!